verso, come se fosse la fine del mondo. No, non avere paura quando vai a dormire solo, se la stanza sembra uguale e se senti il cuore in volo. Non avere paura, mi prenderò cura io di te. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce. Ecco, questa domenica il Signore nel Vangelo che ascolteremo andando a messa o ascoltando la messa alla radio, in televisione, ci invita a pensare a tante volte nella nostra vita quando abbiamo ascoltato qualcosa nelle tenebre e ci ha dato il compito di diffonderlo nella luce. La tenebra è sempre un qualcosa di buio, ma è un qualcosa anche di intimo che ci prende il cuore, ci ammalia, ci plasma. Ecco che allora oggi siamo chiamati a fidarci della provvidenza del Signore, la provvidenza tanto cara a San Luigi Guanella e tanto cara anche a noi. Un futuro che non sappiamo com'è, non sappiamo dov'è, ma sappiamo che c'è alla presenza del Signore. Chiediamo quindi oggi, questa domenica, di plasmarci alla luce del sole affinché possiamo diffondere il suo Vangelo, lo possiamo diffondere così come siamo, senza bisogno di tante parole, senza bisogno di gesti eclatanti, ma con la provvidenza che guida i nostri passi affinché le zone d'ombra dove scopriamo il Signore possano diventare luce per altri che non conoscono il Signore. Vi auguro una buona domenica a tutti. A presto.